proprietari, altrimenti per noi non è costituito il condominio, e non essendo costituito il condominio non potete accedere al 110%. Questa la avete notata, la sapevate? No. Scusa, questo vale anche quindi per la vendita degli appartamenti, per la, cioè, questo discorso tu lo fai per quello che imprese di costruzione che comprano, ristrutturano immobili e poi vanno a rivendere gli appartamenti. Esatto. Quelli famosi entro 18, entro 18 mesi, no, dalla fine dei lavori. Nel merito, ti faccio un'altra domanda allora su questo. Questi 18 mesi della fine dei lavori rimane valido per il 110 oppure comunque i lavori devono essere finiti entro il 31/12/2021, stando la normativa, la legge di oggi? No, stando la normativa i lavori devono essere finiti entro il 31/12/2021, ma poi la vendita la puoi fare entro 18 mesi alla fine dei lavori. Comunque i lavori finiti entro il 31/12/2021, salvo proprio. I lavori sì, i lavori, ma la vendita poi c'è un altro anno. Degli immobili. Non sento, non so se sono io. Curare, quindi lavori al 31. Togliete il video, così magari si parla meglio. La linea va meglio se togliete il video. Ah sì, lo tolgo anch'io allora, eh. No, aspetta, ti vedo poi. Vediamo un po' se migliora. Ho una serie di chat, quindi... Allora, sarà possibile avere un estratto dell'incontro? Allora, mi dice, quindi se ho ben capito, Fabiola, per i possessori di immobili che non sono residenti non si applica il 110. No, non è vero. Allora, attenzione, Antonio. Possono accedere al 110% anche i non residenti e anche addirittura gli stranieri, a condizione che siano proprietari dell'immobile. Perché che siano proprietari? Perché devono avere un reddito imponibile. Quindi, per esempio, la proprietà dell'immobile, già solo la proprietà dell'immobile, comporta un reddito imponibile. Quindi possono anche essere non residenti, addirittura... non italiani, purché abbiano una proprietà in Italia, un immobile. Spero di aver visto, Antonio. Poi, quindi, un D10 al piano terra di un fabbricato ex rurale non accede al 110%? Allora, dipende, Edoardo, perché di un fabbricato ex rurale, quindi sopra che c'è? C'è un'abitazione, c'è una... cosa, immagino? C'è un residenziale, mi auguro. Quindi, e poi adesso chiedo l'aiuto a Tiziano. Un D10 che cos'è, Tiziano? È un fienile? Che cos'è? È un agriturismo. Eh? In genere è un agriturismo. È un agriturismo? Può essere anche un fienile. Ah, ecco, se è un fienile c'è un servizio. Un opificio agrario. Che però deve diventare residenziale. Se diventa residenziale ci accede. Purché appunto nel permesso a costruire, quindi leggi la 538, purché nel permesso a costruire poi diventi, si preveda che diventi residenziale, dicevo, purché poi nel permesso a costruire si preveda che diventi residenziale, allora ci rientra. Ok? Ho un immobile con due proprietari, la maggioranza è mia, ma di fatto non esiste un regolamento condominiale non essendo obbligatorio. Aspetta, allora, la maggioranza che significa? Ho un immobile con due proprietari, quindi un'unica unità immobiliare o quante unità immobiliari? Una. Una unità immobiliare, quindi cointestata. Due appartamenti. Ah, allora non è un'unica, sono due appartamenti. Uno di chi è di proprietà? Uno è mio. L'altro? Di quello che sta sotto.
Oh, accede, non c'è bisogno se non c'è un regolamento condominiale, sono due proprietari diversi, quindi ai fini del 110 costituisce un condominio, ai fini del 110, e quindi potete accedere al 110%. Posso fare dei lavori tipo pannelli solari senza autorizzazione dell'altro proprietario? Allora, siccome è la tua la maggioranza, tu puoi fare, sì, i lavori, quindi i lavori tipo pannelli solari, però aspetta, prima di tutto devi fare un intervento trainante. Quindi tra gli interventi trainanti sono o opere sismiche, oppure l'isolamento termico. Una volta che hai fatto un intervento trainante, puoi fare i pannelli solari. Puoi decidere da solo perché hai la maggioranza, quindi puoi decidere da solo, e poi anche sulla base della 499, quindi di questa risposta dell'Agenzia delle Entrate, puoi anche quindi andare a fare i lavori e cedere tu il credito, quindi a favore anche degli altri. Scusa, ma se tutti i lavori erano già stati fatti prima? Ah beh, se sono stati fatti, devi comunque fare o un miglioramento sismico, quindi ritorno a dire, gli interventi trainanti ai fini del 110 sono o un intervento sismico, un miglioramento sismico, oppure un isolamento termico per almeno il 25% della superficie isperdente lorda, Danilo e loro ti possono spiegare chi è la superficie isperdente lorda, oppure l'impianto di climatizzazione in questo caso centralizzato, quindi uno degli interventi trainanti per andare a fare gli altri. Ma non è che se per esempio hai fatto tutti gli interventi prima, la domanda è si può fare altri? Trainante, poi ci puoi mettere i pannelli solari. Ok, grazie. Quindi innanzitutto devi fare un intervento trainante, se no non rientri nel 110. Allora, mi dice una parte di altrimenti c'è il rischio che debba svendere. Allora, sì, allora, per usufruire del 110%, entro 18 mesi devi vendere tutti gli appartamenti, cioè nel senso per usufruire, cioè chi fa la ricostruzione va di. Allora, poi mi dice, ma che categoria catastale ha diritto un vecchio fabbricato rurale? Sì, Antonio, sulla base di questa nuova risposta dell'Agenzia delle Entrate, sì, purché poi diventi residenziale, quindi nel permesso a costruire deve risultare che poi diventa residenziale, quindi può essere un vecchio fabbricato rurale che diventa residenziale poi. Una unità immobiliare di tre appartamenti con la proprietà così suddivisa. Un sesto, quattro sesti. Allora, il problema è un altro. Se questi tre appartamenti sono tutti e tre cointestati? Chi me l'ha chiesto? Rinaldo, questi tre appartamenti sono tutti cointestati? Rinaldo, ci sei, Rinaldo? allora, comunque, se sono tutti e tre cointestati? Non è stata fatta la divisione. Allora, se Tutte sono e cointestati, ai fini del 110 non si costituisce il condominio, quindi deve essere un appartamento di proprietà diverso dall'altro. due. Ho Quindi il capito. fatto che siano tutti cointestati alle stesse persone non ti consente di entrare nel 110. E se la faccio con una sola unità? Non lo puoi fare perché questo, perché proprio non ci rientri. La circolare 24E dell'8 agosto ti dice che non rientri nel 110. Ho Se sono capito. tutti intestati agli stessi proprietari. Guardati la circolare 24E dell'8 agosto che dice proprio questo.
Puoi però fare sisma bonus quello all'85%, questo lo puoi fare. Però devi raggiungere le due classi sismiche. Ho capito. Ok? Grazie. Prego. Nel caso di demolizione e ricostruzione, per ampliare l'abuso edilizio ostativo, sì, Alfonso, quindi bisogna che ci sia la conformità urbanistica prima dell'inizio dei lavori. Nel caso di demolizione, anche se su questo stanno un po' aprendo le maglie anche su questo, dicendo che l'importante è che venga sanato con i lavori. Stanno un po' aprendo le maglie. Su Telefisco ci hanno detto che se, diciamo, anche qualora non ci fosse la conformità urbanistica, ma poi nel corso del tempo viene sanato, potrebbe rientrare nel 110, però non è così chiaro ancora questo discorso, perché la conformità urbanistica ce la davano come necessaria, mentre adesso stanno un po' aprendo le maglie. Allora, nel caso di demolizione e ricostruzione, per ampliare il volume, devo attenermi al piano casa, relativa percentuale di ampliamento, posso ampliare il mio piacimento e istituire del bonus solo in percentuale sulla superficie preesistente? Allora, 110 è solo sulla superficie preesistente alla demolizione. Quindi il 110, puoi fare l'ampliamento sulla base, insomma, delle normative urbanistiche, piano casa, quello che è, ma sull'ampliamento non prendi il 110, sulla parte dell'ampliamento quindi non è finanziata. Dicevamo prima che puoi, cioè l'importante è dimostrare all'Agenzia delle Entrate quali sono le spese dell'ampliamento e quindi quelle non sono agevolabili. Ma solo la parte dell'ampliamento, tutta la parte preesistente alla demolizione, quindi la ricostruzione, si può avere accesso. Ah, poi vi dico un'altra cosa e leggo l'altra domanda. C'è il decreto del 16 ottobre, se non erro, vi ricordo perché alcuni di voi ci staranno, immagino, in zona sismica, che è stato aumentato, che allora tutta la parte sismica che se la trovo adesso vi dico i riferimenti giusti, se la trovo, tutta la parte in accollo oltre a quello che paga l'ufficio ricostruzioni rientra nel 110% innanzitutto e non solo, eccolo, è l'articolo 57 bis della legge 126, decreto legge 104/2020, articolo 57 bis, la detrazione del 110% per gli eventi sismici spetta anche con riferimento all'importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione. Quindi, se c'è un contributo per la ricostruzione, c'è una parte d'accollo, sul sisma bonus parliamo, quella c'è.